Siamo in compagnia di Domenico Castriotta, organizzatore del torneo nazionale Open Città di Manfredonia come main sponsor Orsini Carta. È un evento, Domenico, davvero eccezionale, quello di aver portato dei grossi campioni addirittura classificati a livello mondiale qui nella nostra città di Manfredonia, un evento che mancava da tanto tempo per ciò che concerne il tennis giocato. Sì, grazie innanzitutto per la presenza qui al nostro tennis club. Sì, come hai ben detto, è un torneo che non ha precedenti né nella nostra città e anche in Puglia non è molto di frequente trovare questo livello di torneo, perché parliamo di un torneo in cui ci sono stati tanti giocatori classificati a livello ATP nel maschile e a livello WTA nel femminile. Abbiamo 5 giocatori nel maschile che hanno classifica italiana 2-1 e 2-2, che è un livello altissimo, siamo a un passo dalla categoria A. Mentre nel femminile abbiamo tutte giocatrici che hanno comunque ranking WTA. E infatti il torneo è stato un grandissimo successo fino a ieri sera e ad oggi, che abbiamo avuto, che adesso siamo in procinto di iniziare le finali, ed è stato un grande successo sia a livello tennistico che a livello di pubblico e di entusiasmo. È stata davvero una 10 giorni veramente meravigliosa per il nostro club, ma credo anche per l'intera città di Manfredonia. Esattamente, questo torneo rilancia davvero l'immagine della città di Manfredonia, che da tempo mancava una manifestazione di interesse relativa al tennis, ma anche gli impianti sportivi Salvemini, insomma, che da tempo hanno profuso tante energie alla famiglia Salvemini, sia per il tennis che per il calcio, purtroppo ahimè, diciamo, solo da quest'anno abbandonato, però il tennis è una lieta realtà qui a Manfredonia. Sì, allora noi abbiamo iniziato la nostra avventura a febbraio del 2018, quindi siamo un'associazione tennistica molto giovane, però con dei programmi molto ambiziosi e assolutamente, diciamo, chiari. Noi abbiamo iniziato in 2 anni, abbiamo praticamente rivoluzionato il tennis club con la costruzione di 2 campi da terra praticamente nuovi, con il rifacimento in erba sintetica di 3 campi che prima erano in matico, e con il progetto futuro di, si spera futuro prossimo, di completare con la ciliegina, diciamo la ciliegina sulla torta, il campo centrale che può ospitare circa oltre 1000 spettatori, farlo in terra battuta sarebbe un centrale da fare invidia in Puglia sicuramente, ma forse anche in Italia, diciamo, non sono molti centrali che possono avere questi spalti, e quindi noi vorremmo, diciamo, puntare su questo per poi poter crescere sempre di più, perché la struttura è alla base, diciamo, della crescita. E poi oltre alla struttura bisogna avere gente capace, gente che ha passione, e noi ci tengo a precisare che lo facciamo solo per passione, e abbiamo, io personalmente che sono il direttore sportivo, dedico tantissimo tempo, tantissima passione al circolo, che ritengo una mia creatura, una nostra creatura, mia, dei 9 soci che ci siamo messi in ballo per la creazione di qualcosa che possa essere un fiore all'occhiello per la città di Manfredonia. Noi portiamo fieri il nostro nome, diciamo, in Puglia e dovunque andiamo, perché ci teniamo, cioè siamo tutti molto affezionati alla nostra terra e vogliamo che non venga soltanto ricordata per cose negative, ma noi vogliamo che lo sport con i bambini, con i giocatori forti, con queste manifestazioni venga in primo piano, insomma. Ecco, a proposito di giocatori forti, Domenico, voi avete iniziato da 2 anni, in questi 2 anni si comincia a vedere qualcosa, o meglio, di giovanissimi emergenti che in qualche modo potrebbero segnare la storia del tennis qui a Manfredonia. Allora, noi diciamo che abbiamo iniziato da poco, abbiamo tanti ragazzini che giocano molto bene a tennis. Ovviamente ai ragazzini non si può chiedere, ai ragazzi più piccoli non si può chiedere di avere già un livello alto di tennis, ma devono prima di tutto divertirsi, poi ci sarà lo step in cui devono iniziare ad essere agonisti e salire ancora di livello, fino a quando
se ci sono le condizioni, le possibilità e c'è il talento, possono diventare giocatori di tennis di alto livello. È ovvio che noi puntiamo ad avere una scuola di ottimo livello. Abbiamo una garanzia che comunque è il nostro maestro, che è Silvio Laforgia, che insomma tutti ricordano per essere il maestro, diciamo, di tanti campioni come Martina Zerulo, ma anche del nostro di Simone Vitulano, che si allena, diciamo, che si allena a Foggia, ma noi lo sentiamo come un giocatore qui di casa, perché come anche Blanca e Greta Tedeschi, che sono molto legati al nostro circolo. E quindi noi, anche se loro si allenano e sono tesserate per un'altra società, per noi è come se fossero delle nostre giocatrici, perché sono proprio qui, sono proprio di casa. E quindi noi vogliamo, diciamo, crescere insieme al nostro maestro, insieme a tutto il nostro staff, per crescere noi come struttura e i nostri ragazzi, diciamo, come tennisti. Ovviamente a questo aggiungeremo pian piano alcuni tasselli come giocatori che possano fare al caso nostro per le competizioni a squadre, per poter puntare a categorie più importanti anche da questo punto di vista, insomma. Ok, noi ti ringraziamo ed un grosso in bocca al lupo per il futuro tennistico di Manfredonia. L'ultima cosa che ci tengo a dire, a precisare, ringrazio moltissimo i nostri sponsor che ci hanno consentito di portare a termine, di mettere su questo torneo, e un ringraziamento particolare anche a tutti i giocatori che hanno creduto nel nostro torneo e sono venuti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Quindi vi ringrazio tutti quanti e grazie a voi per averci chiesto questa intervista, per averci dato questo spazio sportivo. Grazie a voi. Grazie a te.